puoi lasciare libera la stanza quando vuoi, ma non potrai andartene mai. Mentre sotto una provvidenziale pioggia battente mi avvicinavo ad Ischia, con gli amici di Parliamo di Videosub, ripensavo alle parole di un famoso brano degli Eagle degli anni 70, Hotel California. Certo, si cerca, si sperimenta, ma poi si ritorna sempre nel mare delle origini, magari solo per illudersi di qualcosa che forse è svanito per sempre. Tuttavia, Ischia, per la sua esuberante bellezza sopra e sotto il mare, può ancora rappresentare un palcoscenico adatto a rievocare sogni perduti. L'altra faccia della medaglia dell'isola più bella è il caotico traffico, da cui occorre difendersi anche con una motocarrozzella utilizzata da Pietro Sorvino per trasportare me e la mia attrezzatura al diving. Iniziamo la visita dei fondali dell'area marina protetta Regno di Nettuno a Punta Pizzaco, parete nord di Procida. Qui si possono incontrare boschi di gorgonie su cui veleggiano sciami di Antias. Oppure pareti ricoperte di margherite di mare che rendono queste immersioni davvero interessanti. Seppure disturbate dallo scirocco, le immersioni a Punta San Pancrazio e Punta Sant'Angelo sotto lo scoglio dell'Elefante hanno confermato la sorprendente bellezza dei fondali ischitani. A San Pancrazio non è mancato lo spettacolo delle uova di cattuccio pendenti dai rami di gorgonia in una franata ricoperta di vita sessile. A Sant'Angelo, seppure nella parte meno ricca, a ridosso dello scirocco, hanno brillato pareti coloratissime con le immancabili gorgonie. È ormai da diversi anni che la subacquea ha cambiato composizione di genere, grazie ad una massiccia partecipazione femminile che ha portato, come in questa circostanza, nuova e bella linfa vitale ad un'attività per diverse ragioni declinante. Stiamo andando verso la secca delle formiche tra Ischia e Vivara, interdetta alla navigazione e accessibile solo ai diving autorizzati. Nonostante la corrente, fortuna e croce di questo sito, è l'immersione che preferisco e con cui concludo questo video. Qui si può percorrere un'enorme grotta con fantastici giochi di luce e archi naturali spettacolari con anfratti e tane, le cui pareti sono tappezzate di parazoanthus giallo vivo, le cosiddette margherite di mare. Come in questa parete, ideale per ogni biologo marino e, in questo frangente, ideale anche per un vorace e tranquillo pizzuto. Addentrandosi nel variegato corpo roccioso si scoprono forme inusuali che sembrano tratteggiare un volto con la luce che penetra dagli occhi, facendo impazzire gli automatismi delle videocamere. Ancora grotte e passaggi con lucernari riflettenti,
ambienti tappezzati da organismi sessili. Nel lasciare mio malgrado questo ambiente, saluto lo spirografo che vidi nella identica posizione molti anni fa. La secca delle formiche, uno spettacolo di luce e bellezza di Mare Nostrum, che non ci stanchiamo di ammirare e che dà il segno del nostro soggiorno nell'antica Pithecusaia.